Ti servono crediti per iniziare la grande FIFA 17? Passa da easyvolt.it, sito veloce, facile e sicuro. E con il codice FUSE avrai subito il 6% di sconto. Link in descrizione. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fish Gamer. Oggi ragazzi, finalmente, siamo col terzo episodio della carriera allenatore con il nostro Napoli. Incredibile, ragazzuoli, ragazzetti. Allora, lasciate da subito un like per questa serie che sta diventando veramente il fulcro del canale. Quindi ragazzi, andiamo subito dentro con questo episodio. Allora, mi sono andato a cercare alcuni giocatori e li ho messi nella lista preferiti. Tra cui, vediamo un po', allora questi qua già li ho. Allora, Lirola, Oxford. Poi ho messo Gaia, Azpiculeta. No, Azpiculeta, vabbè, una cosa del genere. Kurzawa. Poi ho messo Vasquez del Real, Oxlade-Chamberlain. Poi Barella potremmo prenderlo. Poi che abbiamo messo più? Basta ragazzi. E poi Brandt, Berardi, Baccali, Belotti non ho messo io. Vabbè, questi qua sono tutti quelli là che abbiamo contattato. Keita, Balde, Kicina. Quindi ragazzi, andiamo a giocare prima la partita col Pescara, poi chiederemo informazioni per alcuni giocatori, anzi andiamo a chiedere proprio ora per alcuni giocatori. Informazioni per Lirola, facciamo per due terzini e per due ali. Allora facciamo per Berardi no, facciamo per Baccali e Kicina, va? Poi vediamo gli altri dopo. Ok, adesso andiamo a giocare la partita, la prima partita di campionato contro il Pescara, incredibile. Già comincia il campionato. Questa è la formazione ufficiale, anzi no, aspettate, mettiamo Zielinski qui, va bene. E andiamo dentro con il match. No, leggenda, oh mio Dio. No, leggenda è troppo. Facciamo campione, dai, campione. Attenzione, Stadion 23 Match, incredibile, Pescara-Napoli. Comincia qui il percorso del Napoli. E andiamo, dai. Ma ragazzi, inoltre è l'esordio di Maurizio Icardi, che adesso sta toccando palla. Attenzione Icardi, prima pallone toccato Maurizio. Se si segnava subito Isai, ne esce la meglio, il pallone per Maurizio Icardi. Vai Icardi, vai Icardi, che non è... Oh, fuck off. Oh, che cazzo è. Ma dai, ma anche qui si segnano così. Anche qui uguale alla realtà proprio. Mi sembra Benali, ecco, sapeva. Tale quale alla realtà, raga. Solo che qui abbiamo i carte. Dai Driss. Dai, aggiustala subito. Non aspettiamo il secondo tempo. Avanti Driss. Dentro subito. Vai. Destro. Mamma mia, comincia sto bizzarri. Vai Driss. La mette al centro. Gulam di testa. Traversa. Mauro. Icardi. Dai. Woo! No my god. No. Ok. Let's go. Come on, Kaye. What this? No. Oh no. Rigore. Ma come fa? Va a casa tua a tirare. Sì! Reina! Pepe! Sì! Grande, no. No, madonna mia, dai però, ma che è sti contropiedi del Pescara? Ma cos'è? Mamma mia, meno male che sono scemi, non sanno dire. Ah, ha parato. Dai. No, ma che è? No, un altro. Dai, ho premuto quadrato qua, X, che cazzo è qua? No, per fare il contrasto con invece questo Maxi. Sì! Hanno sbagliato due rigori. Dai che dovemo vincere. Dai Evra. Avanti Napoli. Avanti con Mauro Icardi, che sbaglia il controllo e sbaglia anche il passaggio. No Mauro, non ci siamo. Cazzo! Madonna mia! Ma come si fa? Gula, mannaggia. Ma cazzo. Oh, madonna mia, prima sconfitta. Prima partita, raga.
Ah, ancora offerte di contratto per Marziale. Allora gli offriamo 115, 3 anni, giocatore chi ha. Vai così. Offro... Partiamo da 5 milioni, dai. Partiamo da 5 milioni, che poi allora là ci sono 94 milioni, ma 60 sono per Marzial, raga. Forse ne varrà la pena, boh. Comunque partiamo anche da 5 milioni per Kurzawa. E poi facciamo un'ala sinistra. Che proviamo per Dembélé. No, no, per Dembélé non posso. Allora proviamo per Vázquez, informazioni. E per Oxlade-Chamberlain. Dai, sì. Poi per Keita anche. Vai. Vediamo un po' cosa ci rispondono tutti quanti, tutti i giocatori, sia Martial che Keita, che Kishna, che tutti, anche i terzini. Contratto rifiutato, Martial, dovrò vivere qui, con cazzo, aspetta, ma dove faccio una bella offerta. 44 milioni per Apsiriqueta, no, Gaia, 29 milioni. 6 milioni per Baccali, 36 milioni, ok, allora per Baccali, facciamo una trattativa per Baccali, e mettiamo 4 milioni, dai. 4 milioni per Baccali, servirebbe in terzino. Direi Gaia, trattiamo per Gaia. E qua facciamo una bella offerta di 145 per questo giocatorino. Che è contattato da Napoli. Però non posso fargli l'offerta. La proviamo anche per Alberto Moreno. Facciamo 15 milioni per lui. Che hanno chiesto così all'epoca a Liverpool. Però non l'ho più seguito a questo ragazzo. Non so perché, non mi ricordo. Okay, andiamo avanti, vediamo un po' le risposte dei giocatori. Eccoli qui subito. Offerta troppo bassa, 6 milioni per Baccali. Offerta rifiutata, Kurzawa. Offerta rifiutata, ok. Marzial accettato. Ok, siamo a buon punto, ragazzi. Siamo a buon punto. Aspettate, però. C'è anche Oxlade-Chamberlain. Allora, facciamo due conti. Se prendo Marzial a 60 milioni. Allora, prima di tutto prendiamo Marzial. Poi ci facciamo due conticini. Abbiamo 40 milioni più 81.000 stipendio settimanale. Quindi con 40 milioni io dovrei comprare Alberto Moreno 15 più 5 Baccali lo voglio comprare assolutamente. Se no facciamo una cosa. No, poi ne attacco, ne teniamo troppi. Non lo so, però lo vorrei comprare sto Baccali. Se no facciamo Oxlade. Però mi piace più Oxlade. Prendiamo Oxlade, dai. Oxlade-Chamberlain. Vai, 20 milioni per Oxlade-Chamberlain. Poi per Moreno, ok, per Moreno ci siamo. Ok, Moreno così. Facciamo 3 anni. Giocatore importante. Ok, poi contattiamo anche Baccali, perché casomai non abbiamo i soldi, compriamo lui. Vai con lui, Baccali, ok. Vediamo un po'. Allora, tra poco abbiamo anche il big match contro il Milan. Offerta accettata, Oxlade-Chamberlain. Baccali, ok. 90.000 Moreno. Ok, facciamo 90 per 3 anni. Facciamo un giocatore importante, ok. Allora, adesso dobbiamo decidere tra Oxlade-Chamberlain e Baccali. Allora, vediamo un attimo per Oxlade-Chamberlain. Se faccio 110.000, 3 anni, giocatore chiave. Che giocatore chiave, vabbè. Poi Baccali facciamo 35.000, giocatore importante. Ok, mettiamo 10 giocatori importanti, poi non li facciamo giocare. Andiamo avanti, dai. Giornate decisive queste. Ok, Oxlade-Chamberlain accettato, Baccali accettato e Moreno accettato. Ok, ma facendoci due conti, Moreno allora 15 e tiriamo 17, ok. 17, 6, 20. Allora, Oxlade-Chamberlain prima di tutto. Ok, allora devo prendere. No, però non ce la faccio. Se no faccio Moreno. No, Moreno, ragazzi, devo prenderlo per forza. Moreno, perché mi serve un terzino. E poi dobbiamo decidere. Allora, abbiamo Baccali o 20 milioni questo. Ragazzi, io punterei su Oxlade. Oxlade, raga. Oxlade. A meno che Non li prendiamo tutti e due con una vendita di un giocatore, non lo so. No, aspetta, 20 milioni. Ok, 23 milioni, cioè 20 milioni. Ce la faccio? No, non ce la faccio, mannaccia. Devo vendere qualcuno, sennò devo comprare per forza Baccali. Se no, ragazzi, ho un'idea. Allora, visto che la prossima partita sarà Napoli-Milan, no? Napoli-Milan è un grande big match. Ok,
che giocheremo nel prossimo episodio. Statemi a sentire bene. Dovete consigliarmi qua sotto nei commenti, visto che abbiamo già terzini sinistri, abbiamo tre terzini sinistri, però scartate quello Strinic perché non mi piace proprio. Poi alla destra abbiamo, cioè alla sinistra abbiamo Martial e Mertens, alla destra abbiamo solo Kayon. Adesso il ragionamento che vi voglio far fare io: se compriamo Baccali, che a me piace molto Baccali, però Oxlade-Chamberlain è molto più forte, è già confermato, diciamo. Ora che faccio? Vendo qualche giocatore per comprarmi Oxlade-Chamberlain, o mi compro direttamente Baccali e compro un altro giovane, un difensore centrale? Poi mi consigliate questo sotto un commento. Ditemi la vostra opinione, ragazzi, ci tengo molto perché questa carriera è affidata soprattutto a voi. Quindi, chi comprare? Baccali già da subito, Oxlade-Chamberlain vendendo qualcuno? Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!